si arrivava in Libia, la guerra di Libia. La guerra di Libia con un Gheddafi che aveva dato tutte le garanzie possibili e immaginabili. E ormai si riteneva lui, il suo governo, parte della cosiddetta comunità internazionale. Evidentemente nelle cupole del potere, quelle che decidono veramente, che non sono nemmeno alla Casa Bianca, le vere del potere, si decide che bisogna colpire la Libia per ragioni economiche, per ragioni strategiche, eccetera, eccetera. Ed ecco la guerra, In tutto questo l'Italia segue. In che modo? Quando si riorienta dopo che gli Stati Uniti stabiliscono la strategia di dopoguerra fredda, si riorienta la NATO, l'Italia è la prima a scrivere il cosiddetto nuovo modello di difesa, il cui principio è chiarissimo. Fu scritto nel 91, pensate. Il principio è chiarissimo. Il compito delle forze armate non è più tanto la difesa della patria, che resta un concetto così vago, quanto invece ovviamente la difesa degli interessi esterni, quali interessi direi facile immaginare, non certo del popolo italiano, interessi delle oligarchie economiche, finanziarie, militari, degli apparati militari italiani, gli interessi esterni, Come si va a partecipare alla guerra contro la Jugoslavia con un ministro, primo ministro, il premier D'Alema, che si gloria che l'Italia ha partecipato a questa guerra perché è un grande paese. Vi ricordate la frase storica? Siamo un grande paese, non siamo secondi a nessuno, dimostrando che noi avevamo bombardato di più. Dopo gli Stati Uniti eravamo quelli che avevano bombardato di più, un paese che non ci aveva aggredito. Un elemento, un personaggio di sinistra ancora aveva questa aureola allora, che ci dice che siamo un grande paese, perché siamo un grande paese capitalista che ha bombardato un paese che non ci aveva aggredito, che non ci aveva fatto nulla. Lo stesso è avvenuto con la Libia. L'Italia straccia il trattato di non aggressione, di cooperazione, si va a demolire un paese che, da cui avevamo tutto da guadagnare sotto ogni rispetto. Primo, non dimenticando che questo paese, la Libia, era stato 30 anni sotto il colonialismo italiano. L'Italia occupò la Libia nel 1911. E negli anni poi successivi le forze armate italiane usarono le armi chimiche in Libia, quindi ci siamo macchiati, diciamo, di crimini allora in questa guerra coloniale. E dopo 30 anni, in seguito alla sconfitta italiana nella seconda guerra mondiale, la Libia resta praticamente il paese sì indipendente, ma sotto dominio britannico, statunitense. Mettono al potere Re Idris, in pratica un sovrano fantoccio, che concede agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna le basi. Per esempio a Wills Field, accanto a Tripoli, c'era la più grossa base aerea statunitense nel Mediterraneo, dove ci sono perfino le foto aerei pronti a decollare con le armi nucleari contro la Russia. Cioè, questo era lo scopo. E si stava scoprendo il petrolio in quel periodo, all'epoca di Re Idris, arrivano le grandi compagnie petrolifere per impadronirsi di queste risorse, eccetera. Finché c'è un giovane colonnello di Gheddafi che fa un colpo di Stato incruento, tra l'altro, e si macchia i due più grossi crimini agli occhi dell'Occidente. Cioè espelle le basi militari straniere e nazionalizza il terrorismo. Dopodiché si può dire che Gheddafi è stato troppo al potere, eccetera, che si può dire che potevano esserci limiti a libertà democratica, eccetera. Immaginiamo da che cattedra poi viene la predica, no? Anche da parte italiana. Però praticamente si arriva a una situazione in cui si pensava che sull'altra sponda del Mediterraneo
paese, che poi si stava trasformando in quello stesso potere di Gheddafi, ormai stava diminuendo, si stava evolvendo, eccetera, che era il paese secondo la Banca Mondiale, testuale, il paese più avanzato da un punto di vista socio-economico dell'Africa, con l'istruzione primaria e secondaria universale per tutti i bambini e ragazzi, con un livello altissimo di istruzione universitaria, con condizioni di livello diciamo medio-alto, tanto che circa 2 milioni e mezzo di immigrati da altri paesi africani lavoravano lì. Bene, abbiamo demolito il paese con attacchi aerei, 10.000 missioni di attacco aereo, si calcola 40.000 bombe e missili, demolendo tutte le infrastrutture, mentre all'interno da tempo operavano gruppi tribali, gruppi religiosi islamici, praticamente nella rete della CIA, che li armava, li fomentava, li guidava per dare la spallata finale. E guardiamo la situazione oggi. A proposito delle chiavi scalze, se oggi flussi migratori come questi, drammatici, drammi, perché non stiamo attenti a uniformare tutto sotto categorie vaste, flussi migratori, eccetera, sono milioni di esseri umani, di famiglie come noi, ma espulsi, costretti alla fuga dai loro paesi per che cosa? Per molti motivi, ma principalmente per le guerre. Per le guerre che Stati Uniti, NATO hanno fomentato, hanno continuato, poi ora ne parleremo qui dopo, sicuramente. Allora mi chiedo, tra quei piedi scalzi, è chiaro, io penso la grande massa va perché non ha una visione del mondo, non lo sa, reagisce di fronte alla foto del bambino tremenda, del bambino morto sulla spiaggia della Turchia, eccetera, e ci vanno in guardia. Ma lo sapete, non faccio nomi e cognomi, quanti di quei piedi scalzi odierni, al momento in cui si preparava la guerra alla Libia, calzavano gli scarponi militari, intendo giornalisti, intellettuali, eccetera, che oggi rinuncia su tutto questo. Quindi di fronte a questo termine bisogna ricostruire un tessuto, diciamo, connettivo che ci collega sia al filone storico, e ci collega ai problemi reali dei lavoratori, della gente, in un progetto complessivo di cambiamento, di resistenza. Io credo che non sia retorica se diciamo che in un momento come questo, in cui effettivamente, come è stato detto nella convocazione di questo incontro, la guerra incombe, non è un concetto vago, incombe. Noi abbiamo oggi armamenti nucleari sotto i piedi, anche in Italia, violando il trattato di non proliferazione, in maniera chiarissima, che vengono dagli Stati Uniti ammodernate, non ne sono le B61 stoccate in Italia, che vengono ora rimodernate, cambiate in una nuova arma, B61-12. Le sigle dicono poco, le descrizioni tecniche dicono di più, sono armi praticamente per il first strike, per il primo attacco nucleare. Attacco nucleare di sempre. Sono testate penetranti in grado di distruggere bunker, dei centri di comando sotterranei. Quindi è la classica arma d'attacco e noi ce l'abbiamo sotto i piedi. La Trident Juncture, che è attualmente in corso, sta sperimentando anche simulando, dicono, anche attacchi nucleari. Questo è evidente perché le armi nucleari non vengono mai separate da quelle dette convenzionali. Ora, di fronte a altri orizzonti vicinissimi di guerra, nuovo intervento in Libia, lo sapete, situazione in Siria, ne parliamo dopo, ma come reagire? Penso che bisogna qui avere un momento di
un'impresa forte di indignazione, ma ragionata, direi, non indignazione, è un salvante ordine, ma chiaro, di indignazione ragionata, rendendosi conto che, e ripeto, non è una parola grossa, non è un termine che mi sembra retorico, parlare che oggi siamo in una situazione che richiede una nuova resistenza, una nuova resistenza. Richiede qualcosa che da un lato veda una ripresa di un'avanguardia consapevole sulla strategia, diciamo, ma dall'altro concepire una sorta, diciamo, di CNN odierno. Cioè di fronte per combattere, per dire no, per contrapporre ogni tipo di opposizione, intendo non solo nelle strade, ma nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, sollevare tutto questo, non solo, ma sollevare i temi che collegano la lotta contro la guerra a quella per il lavoro. Ultimo dato e termino, è stato accennato la spesa militare, ma sono sicuro che se andate in giro e chiedete a varie persone, compresi sindacalisti, lo sai quanto si spende ogni giorno in media? Bene, te lo dice la NATO ufficialmente ci dice che l'Italia spende in media oltre 50 milioni di euro al giorno di spese militari. E il grosso di queste spese sono motivate ormai da una struttura aggressiva delle forze armate italiane. Quindi si sta dicendo apoliamo le forze armate, sarebbe una gran bella cosa, ma siamo quei piedi di terra. Apoliamo tutte le spese che vanno nel senso di trasformare queste forze armate in senza crisi. Ma c'è il SIPRI di Stoccolma che calcola la spesa militare in varie voci, infatti molte spese militari le trovate nel Ministero dello Sviluppo e in altri miliardi e miliardi destinati a costruire, non so, navi da guerra o altro, gli F-35 o altro. Per cui sommando tutte queste somme, il SIPRI, il prestigioso Istituto di Stoccolma, ci quantifica la spesa militare italiana in qualcosa che va tra i 75 milioni e 80 milioni di euro.